Salve a tutti ragazzi e bentornati su WarPC. Oggi siamo di nuovo qui con Resident Evil Zero. Sono di nuovo in compagnia del mio collaboratore Mario. Questa sera speriamo di finire questo gioco. Abbiamo fatto già un bel po'. Mario. Let's recruit. Ok. Manca pochissimo. E porteremo un nuovo capitolo poi appena abbiamo terminato questo. Sì, porteremo qualche altro gioco horror. Vediamo un attimo. Un gioco, insomma, forse un più tranquillo, magari meno horror, però vediamo un attimo, dobbiamo decidere ancora. Comunque sì, ragazzi, intanto finiamo questo, così completiamo, come abbiamo fatto con gli altri Resident Evil, anche questo qui. Allora, vediamo subito dove abbiamo lasciato l'ultima volta. Ok, aspetta che devo fare una cosa al volo velocemente. La carica è molto Resident Evil Zero. Allora carichiamo questo qui nel frattempo e poi andiamo subito. Continua. Chi sopravvive per poter raccontare questo? Dice. Allora, noi ci trovavamo qui. Dove abbiamo fatto l'ultimo salvataggio. Vediamo cosa abbiamo. Allora, abbiamo anche. Allora, intanto possiamo. Abbandoniamo l'inchiostro. Abbiamo qui la magnum, gli diamo una caricata velocemente. Poi. Tanto questa la equipaggiamo. L'abbiamo posato al treno. Un fucile. Ok. Va bene. Allora, continuiamo là dove c'era la rana. Appena esce ti giri e spari la magnum se vai con la donna. No, dalla parte opposta. Ma la rana sta a questa parte opposta qui? Eh sì. E perché andiamo più a fucile? Non si può più al fucile da qua. Andiamo, mi metto subito la mano, dai. È bella ignorante, tosta. È una delle più forti. Qui abbiamo anche due piantine, uno spray. Lei è curata, fammi vedere. Sì, ok. E perché non te la porto? Conviene la porto con la donna, no? Hai ragione pure te. C'è uno spray, c'è quell'altro. Sì, mi porto la pozione già. Vabbè, per rossa non te la va a cambiare, se non sbaglio. La combino. Ok, così abbiamo anche un altro. Sì, lei combina, lui no. Ecco lui, prenditi lo spray. Aspetta, fammi vedere. Carco, lui già c'ha qualcosa, E lo lasci qua. Ma qua ci riveniamo a salvare, Mario. Sì, ok. Dai, andiamo. Speriamo che viene pure lui al volo. Lo devi chiamare tu. Ma mi sa che lo sa, già gli abbiamo detto. Sì. Ecco, lo vedi? Noi ce l'abbiamo subito. Guarda, stanno pure queste cose scoperte. Scendi, vai avanti, ti giri subito che vedi che lui spunta. Quindi devo andare avanti finché, come sbuca lui, mi giro e gli sparo. Bravo. Da qua. Vediamo un po'. Vabbè, se muore un attimo, perché comunque stiamo vicini. Vabbè. Aspetta, qua ci stanno i mossi ancora, non ci sta la rana, aspetta. Fiate l'altra pistola. Cazzo sta? Ah, di qua no. Vai, provati giro, da. Da qua, però? Guarda, stanno pure altri proiettili per fucile. Sì, fallo pigliare da lui. Se
ancora prima. Ma qua abbiamo fatto questo qua. E allora dobbiamo, andare e aprire la porta nell'ascensore. Dobbiamo andare allora, bro. Vabbè, fammi vedere qua, dobbiamo lasciare qua, dobbiamo andare qua dentro. Tutte e due. Okay. È venuto pure lui, credo. Sì. Ma perché le volte adesso rimaneva su se stava distante. Ma questo lo fa apposta, rimanere da solo. Non mi piace. No, per la porta. Sì, sì, ma voglio vedere che c'è qua. E qua c'è di nuovo il mostro. E poi qua scendere la scala. Ancora devo ammazzare sto mostro, porca troia. Me l'ero proprio scordato. E qua mangi, guarda che no. Sì, lo so. Qua prima me la devo mettere. Eccola, mo la metto a volo che non ce l'ho equipaggiata. Presumo. No, non ho fatto, non mi sparo. Caricala. Ma ricarica da solo, dai, non è quello. Metti caso che ti serva. Anche perché per la persona uno spazio. Qua l'indato fuori. Ti dà la scala. Ehi, che tutto no, sì. C'era qualche mostraccio. Ma c'è sta la destra, eccola. Questa c'è serve. Ritorniamo giù. No. Ah sì. Dobbiamo ritornare giù, Mario. Sì. Lei li dimenticati sti pezzi, Andiamo a risalire. E dai, vieni pure tu. Aspetta, se no magari. Torna con lei. Eccolo qui. Mettiamo la scheda. Sistema di trasporto vicino normalmente la corrente. Ok. Ho fatto questa cosa. Vado con lei nel box. La pecca potrebbe entrarci, certo. Quello che vogliamo. No, dobbiamo vedere se lui sa, se lei sale. È salito. No, va, computer va. Computer va. Perché non mi ricordo bene. Ah, dobbiamo attirare la leva, sì. E pulì la diga, perché poi li passa sulla diga e esce fuori il ranocchione. Guarda come era fatta bene l'acqua già anni fa. Ah, questo è il remake però, eh. Vabbè, però sempre di tanti anni fa, eh. Dobbiamo tornare indietro, no? Ma abbiamo fatto quello che dobbiamo fare qua. Attenta, attenta, attenta.
Ti scappo. Ti conviene che le fai fuori, però. Vabbè, ormai sono riuscito a scappare. Sono scappato. Vabbè, ha fatto bene. Là ci stanno i colpi de... E qui si è chiave dall'altro lato. Per me devo risalire. Stavo a perdere qualche cosa, ma... Non a sparare per forza, però no che la magno, mi sparo normale. Però attento che so due. Cambia subito, cambia subito. Aspetta un attimo, mettiamo la mappa, se no non riusciamo a capire. Se scende là c'è una porta chiusa. Ok. Vai. E alla fine io sono venuto qua. Ah, devo ritornare indietro. Però devo ritornare indietro. Dove sta il trasportatore? Giusto? O devo andare avanti con lui che sblocca qualche porta? Sai che non me lo ricordo, ma... Perché qua mi ha attivato la leva, no? Ti può passare avanti qua, ti può scendere, che se lo fa? No, qua è chiusa, non c'è nessun'altra porta. Quindi per forza siamo costretti a tornare indietro. La diga l'abbiamo liberata. Quindi siamo per forza costretti a passare qua. Lo ammazzo sto coso. Ecco. Basta con una botta moriva. Qua che c'è? La porta adesso è aperta. Questa vediamo dove ci porta. Nella sala dove c'è lui. Giusto? Potrebbe essere qua dentro. Credo. Ma tu basta che guardi la mappa e ti rendi conto. Infatti hai visto, ho messo la mappa. Ah, questo è il pezzo che deve starci pure lui, ti ricordi? Io con lui. Ma l'abbiamo fatto questo? Sì. Credo di sì, ma non e allora? Sì, l'abbiamo fatto, ma vedi che c'è stato tutto. Abbiamo preso la maniglia, la cosa là. Ma esci di qua, esci di qua. Aspetta un attimo, ma l'abbiamo fatto il pezzo che. Sì. Di qua dove, ma? Qua? Da sta porta qua, sì. Però non ci perdiamo vista a lui. Ma lui dove sta? Aspetta, fammi vedere, non ci sto a capire niente. Lui sta? Quale punto? In quella parte lì. Come ci ritorniamo noi con lei dalla parte sua? Ma una cosa, prendi il comando di tutto e con lui, ma... Sì. Vai ancora avanti. Qua c'è una porta. Chiama. Posso prendere l'ascensore? Aspetta, chiama. Vai da questo corridoio. Da questa porta. Sì. Esci da qua e prendi di nuovo la mappa. Ma qua stiamo ritornando indietro. Abbiamo fatto i punti del sabato. Lei dov'è? Qua. Lei è qua. L'S7. Sembrerebbe un piano più su, se non mi sbaglio.
Allora, aspetta. No, vai dove sono tutti i tuoi personaggi. Allora, S7 ed S6. Sarà un piano su. Forse. Vabbè, noi ci dobbiamo ricordare che lei è entrata dentro qua la cassa e è stata portata da un'altra parte. Giusto? Però non sappiamo dove. Vabbè, ma tu ti ricordi ieri abbiamo proceduto con una delle due e ci ha ammazzato? Lo ricordi? Oggi si è collocata. Aspetta, noi che ci abbiamo in mano? Aspetta, no, non capisco più niente. Non abbiamo oggetti da mettere per sbloccare, però. No. Tu sei già con la donna vicino. Io ci sono venuto con lei, con lei qui. Ci siamo passati noi qui. E così però stavo ritornando indietro tu al salvataggio. E lui deve tornare indietro di qua, ma con lui. Mettilo a lui nel salvataggio, in modo tale che è una zona sicura. Che non c'è mai nessuno dove c'è il salvataggio. Veramente c'è sta uno morto che dorme lì, però che ne so. Lascialo a farlo. Uno con lei. Stiamo andando dalla rana qua, ma. Sicuro? Sì. Che pancia va. Dove sta la rana? Di qua? No, dall'altra parte. Ricordi qua ci stavamo ieri con lui? Sì, a sta sì. Zona. Quindi qui? Ma qui ci siamo venuti adesso? No, vai dall'altra parte. No, aspetta, noi siamo venuti da qua, Mario. Guarda la mappa, noi siamo venuti da qua. È quell'altra porta che non abbiamo fatto, questa. E ci dovrebbe far uscire fuori. Eh sì. La sua mappa non è segnata. Eh no, che cazzo sto di? No, mi sta sbagliando già la mappa io allora. Rientra, bro. Sì, mi sta sbagliando. Vabbè, ma ti rimbambisce tra le cose. Tra le varie impostazioni delle camere qua. Come ti vede. Quindi tornate là. Ti confonde una cifra, capito? Siamo venuti. Ok, aspetta, ma qua era la porta che era chiusa qua. Quindi volendo. Però ci sono delle scale, Ci sono delle scale anche, Non l'abbiamo considerate prima. Sì, qua dove c'era. No, però ci siamo andati giù, sì, l'abbiamo fatto sia di qua che di qua. Oh, se tu ti avvicini di qua e ti avvicini pure lui, possiamo prenderle tutte e due, capito? Mario, mi devi dire dove andare, è quello il discorso. No, qua ci siamo già stati. E non si fa niente. Di qua l'abbiamo sbloccato. Però se abbiamo sbloccato questo c'è un motivo. Sono venuti da qua. No, una mi ha detto che era chiusa e poi l'abbiamo sbloccata. Ah beh sì, qua però. Ah, dobbiamo rientrare qua, no? No. Non c'è sta niente infatti qua. Per forza dobbiamo tornare indietro. Qua siamo proprio costretti a tornare indietro. Ci stiamo un attimo anche a parte. No, c'è. Quindi scendo? Allora, aspetta. Fammi un abete Mario, perché tanto se non me lo ricordo almeno vediamo e ci famo un attimo. Qua stai andando dove c'era i ragni e tu l'hai saltato. Vai. Forse qua ci siamo scordati di fare qualcosa. No, non sei andato nell'altra porta. Perché qua non t'apre, ecco perché è chiusa dall'altro lato. Aspetta, fammi vedere dove è chiusa. In questo corridoio. Che tra l'altra parte, dall'altra parte di là è aperta, vedi? Sì. Come ci saria? Con l'ascensore di là?
no, dobbiamo fare via l'ascensore a lui, Mario. E poi prendere. E ci sblocca la porta e poi insieme andiamo lì, te lo dico io. Vedi quello lì, l'ascensore, secondo me con lui. Lasciamo un attimo lei qua. Lui con l'ascensore. Dobbiamo prendere l'ascensore, scende. Sì. E me. Sì, scende. Non ricordo dove sta ovviamente. Oh 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 oh, 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 oh. Ecco fatto, ma fatto. Non si libera. E non spara, non spara, non fa niente. Ah, sta spingendo. È liberato. È scappata, è scappata. No, ho dovuto solo premere i tasti. Per riuscire a liberarmi. Ho premuto di tutto. Voglio vedere che lo devi fare con lui qua. Vabbè, sono riuscito a scappare, che me ne frega. Porca puttana, hai visto dove stava sta merda? Fa nuovo quindi, no? No. Ci siamo stati. Non riesco. Cioè prima non c'ha la data, perché non c'ha la data? Ah, forse perché c'è stava l'acqua, non ci mandava. Vai qua, vai qua, vai qua. Qua, apri sta porta. Ecco perché. Perché con lui lì non ci mandava perché c'era l'acqua. Poi con lei abbiamo liberato l'acqua. Ma vedete se è malata energia? No. Mo' qua risbuca. Che gli faccio, Gavis? Non posso piare mai, non matera mai. Non posso far scambio, ovviamente. Guarda, la pistola non è carica, aspetta. Vediamo come va. Bang bang, ecco. Amore mai. Oddio, gli ha scaricato un caricatore. Zitto, mi ha detto bene, ma. Ha levato qualcosa, ma vedi? No. Perfetto proprio. Pensavo peggio. Oh! I zii ci sono qui! E dai! No, no, zio! No! Ah, ricarica sta maledetta di pistola! Guardi i colpi dei fucili che ci stanno qua! Guarda, il fucile è rimasto vicino al treno, là prima copiamo quello! Abbiamo 200.000 colpi di fucile! Questa è un'energia! Non ha fatto un cazzo, no? Ha fatto... Ha fatto uno sgraffietto, no? E li siamo venuti. Ok, vediamo la mappa. Ah, guarda chi c'è stato qua. C'è sta lei. Vai, zia. Come si dà un erbacetto, no? Oh. No, no, usa lei. Let's regroup. Ok. Andiamo lì. Andiamo. È chiusa. Qui c'è un lettore di schede magnetiche. Io ci metto un cancello a scheda magnetica. Brava, la mappa ce l'ho, ecco. Calcola che devo ancora prendere la batteria, Cagliamo la batteria, fa vedere se abbiamo avuto qualcosa. Mi pare di no però. No, vai. No, vai
stai in quella stanza dove hai bloccato allora. A sto motore non si può fermare. Magari non serve nemmeno. No, no, infatti no, qua che sta la rana adesso è risbucata. Siamo male. Il rospone, cioè. Che gatto è uscita lei che non me lo ricordo? No. Qua, ah, da qua, qua. Sì. Ma che c'è un buco lì, spero? Non c'è nulla, vabbè. No, prendi il comando con lui. Andiamo con lui. E fermati dove sono i proiettili. E visualizza. Ma è una batteria quella, ma? Ottimo. Non è i proiettili, sembra i proiettili, ma è la batteria. Muovi la batteria lei, guarda. Via. Vedi? Okay. Questa, aspetta, dove la dovevamo mettere? Questa dove stava da mezza specie di muletto. Sì. Grazie, fatto. Vabbè, su. Tu botte via, dai. E spara. Morti? No, è finita la musichetta. Sto scappati da sti cosi, ah. Ora sento muovere. Ah no, sono i cosi che ci accamo noi. Dove saranno sto coso che dobbiamo rimettere? Noi che non me lo ricordo. Non me lo ricordo dove stava sto muletto. E mi tocca ritornare parecchio indietro, Mario. No, sale le scale. Ho salito le scale. Ti ricordi dove? Prova con questo contenitore qua. C'è questa specie di bombola. Con lei però, con lei però. Sembra essere una sostanza che ha messo nell'apparecchio per mescolare. Hai messo la sostanza blu nell'apparecchio per mescolare. Quindi adesso ci ha creato questa sostanza qui. Oh, lui sta qua, attenzione però, zio. Mi devo curare col. Ecco, almeno sta un po' meglio. A posto. Andiamo con lei. Torniamo qui. Apri sta porta per vedere. No, apri quella porta che era là vicino dove avevamo fatto il mix. Ah là, quella porta. Questa qua dicevo io, infatti. Questa. No, no, dicevo quella lì perché poi sulla mappa c'è sta una che non sembra portare da nessuna parte, mo. Secondo me tocca tornare parecchio indietro. Proviamo questa? Dove ci portavo? Non mi ricordo un cazzo. Prima del box di salvataggio abbiamo salvato l'ultima volta per me, quindi tocca proprio ritornare lì. Vai che ci siamo, vai, che fortuna. Come non ho bisogno adesso? Ma che cazzo dici? E qua che ci metti? Oh! Ma escila. Qua la devi mettere, qua. Oh, qua dove sta il buco, no? Non è un buco qua. Vedi, c'è lo spazio per una batteria. Io vado qua. Usa. Non ne hai bisogno per il momento. Secondo me aspetta, io devo levare quelle cose, la devo ispezionare. Esamina. Io devo levare queste cose per me. Che dice? È una batteria ad alto potenziale utilizzata per fornire la corrente ai macchinari.
Il liquido si è completamente asciugato. E se io mettevo noi? Dai che questo bisogna combinarlo. Anche più gatto. Porca troia. Ma non è che quel liquido che abbiamo preparato. Oh, ci ho messo. Combina con questo non fa niente. Combina con questo non fa niente, vedi? Questo non fa niente, questo non fa niente. Porca zozza, oh. Il liquido, no, questo fa, ma quello che hai dentro. Che è sto coso? L'acqua è stata trattata per rimuovere le impurità. Combina e deve mettere questo liquido nella batteria, diciamo, no? Mario, vedi? Combina a batteria con quello, con quell'altro. L'ho fatto, vedi? Non fa niente, non lo fa, non lo combina. E neanche la boccetta se la combini con questa? No, già provato. No, con la valigetta. Oh, ci ho provato, Mario, ci ho provato 100 volte, non lo fa. Non lo fa. Questo non mette la batteria in vantaggio qua. Non so proprio che fa, vado. Ero convinto che la prendeva. Non si arrampia qua. Non è che uno lo mette qua sopra e poi muovo via, no? Non hai capito? No, dico, non è che lui non mi alza perché non ce lascio lui sopra. No. Che no. Può essere invece che uno lo devo lasciare qua e poi vado con lei e me la fa mettere la batteria. Non lo so, però. Niente, non è così. No, devo mettere la batteria. Lo so, devo mettere la batteria, ma se la batteria scarica, allora, non me la metto. Allora, prendi a lei. Aspetta, fammi scendere il video qua sopra perché non esce. Vabbè, lascialo qui sopra, tanto tu deve prendere l'oggetto. Vabbè, prendo lei. Figlia l'inventario qui. Devi mischiare. Sta specie di boccaccio che c'hai. Questo. Sì, con o la batteria. Oh, l'ho fatto prima. Vedi, non fa. Fa niente. E allora, apri il personale. Che? Apri la valigetta personale. Combina. E questo? Niente. Combinalo con la batteria. Niente. Però perché ti dice a sinistra, ti dice invertisci. Invertisci. Inverti. No, no, guarda, adesso dove c'è scritto personale, alla valigetta personale. Beh? No, perché ci stanno i vestiti su quell'altra. Quelli sono gli abiti, Mario. Vedi? Ok. Vedi? Lasciala così. Fatto come Wonder Woman. Ok. Ma qua quello è. E quello è, ma ho fatto qualche passaggio in meno.
ci manca? Questo l'abbiamo fatto, è inutile venire qua. Allora cerchiamo di capire. La porta là non ce la sblocca perché ci vuole la tessera magnetica. Quella rossa qua giù. Questa. Questa è completamente da ispezionare. Qualcosa. Scordando. Io non mi aspettavo proprio che non ci andava. Perché poi sì, dobbiamo fare qualcosa con questa batteria per... Oh, porco! Non lo so. Però è strano, ci ha ridato la rana di nuovo. Ma qua pieno di rana. Lo so, ma l'avevamo già ammazzata, vedi? È uscita fuori un'altra, quindi significa che dovevamo tornare indietro. No, ho sbagliato. Che cazzo se esce? Ma c'è una scala lì. No. Fa una cosa, vai di nuovo dove c'era questa qua. Vai di nuovo qua. Ok. Sembra di essere. Metto nell'apparecchio. Okay. Hai già la sostanza blu, mi dici. No, piglia sta batteria, vedi di combinarla. Ancora? Eh sì, perché manca l'altro. Piglia l'altra valigetta però. Quello sto cercando a fare. Prova a far così dobbiamo caricare sta batteria perché è secca. Insomma, è strano che c'è mosso e non ci famo niente, ma capito? Quello è il problema. O ci vuole un'altra piantina. E noi avevamo mischiate tutte. Piantina le troviamo. La stanza è chiusa. Noi siamo venuti da là. Qua che c'era? Era chiuso qua, non me lo ricordo. Vedete, boh. Qua ci abbiamo presa la batteria. Scale sono crollate. Un nuovo ritmo velocissimo, potrebbe essere un motore di qualche tipo.
sappiamo qua dove sta, dovrebbe stare la rana. Dove sta la piantina verde volendo? La prendo e provo a mischiarla, tanto non me la porto. Adesso non puoi portare perché? È pieno. Ti do... Dammi la meglio, voglio da lui. Porta su. Andiamo su, andiamo di nuovo qui. Adesso attorno indietro e mischiamo. Ce l'hai là, ce l'hai là, ci sono già pronto. Guarda nella scritta, ce l'hai là. Quello, che c'ha lui. Quello che c'ha lui. Aspetta, sempre con lei deve lavorare. Aspetta, ce l'ho l'acido, eccolo. Dovrebbe essere un acido, io non lo so che è. L'acqua è stata trattata per rimuovere le impurità, è scritto. Ok, vedi se ti fa vedere, se ti dice apre o usa. Usa, ce non è bisogno. E allora la dovresti mischiare con la valigetta ancora. Si scambia, l'abbiamo fatto 100 milioni di volte. Mario non lo fa. E vai di nuovo là dove c'è quella, quella specie di gas là, quello che mischiamo. Sì. Mo che c'ha la piantina verde, dici? Eh, non ricordo se era qua. Qua stiamo andando dove c'era la rana. Ma qua devo andare per forza di qua su. Tu ne hai visto prima, io sono passato di qua. Se no lì torna l'ascensore, dopo tornavo troppo indietro, no? Queste scale si scendono. Ma questo per forza. Vabbè, era non sbuca. Nella borsa personale. Allora mi dobbia la sostanza che sta lì, quella che ho creato. Ma la devo bere. No, la devo bere. Piglia l'inventario. Aspetta, fammi rinando sta quel coso per creare l'acido e poi dopo. Se no mi perdo. Stanno le scale, si sale le scale. Ed è in bondo. Sì. Perché dobbiamo formare l'acido per la batteria, ok? No, no, gira. Mi sembra che qua. No, gira, è dietro di te. Come sei entrato?
sì, c'è ragione, sì. Ma mi devo ripiare la piantina un attimo, però. Quando sposta questa. Gli facevi scambio, no? Mario, per favore, sta tranquillo che stasera so cotto, quindi non t'agirà. Ha già la sostanza blu, mi dice. Che cazzo ce lo mette dentro? No, io non so. Figlia l'inventario. Allora, questo qua marrone sotto la magnum. Lo devi portare nella valigetta personale. Come ce lo porto? Combina. Non lo fa. E allora combina la valigetta personale con la batteria. Ho fatto 10 milioni di volte. Fa una mazza. E poi al contrario, la batteria combina la con quella là. Tutto stronzo sto cazzo di gioco. Oh, per me o me più sta sostanza, ma sparisce se svuota quella blu e poi se ne crea un'altra, io non lo so. Magari non è quella blu, è quella verde, io che te devo dire? Può essere che non è quella blu e devo metterci quella verde, io non lo so. O possiamo provare col mix? No. E no. Fa una cosa, vai qua. Aspetta un attimo, se no mi sbaglio, gira. Ma la magno, Vai di nuovo nella valigetta personale, ok. No. Il contenitore è pieno di una sostanza chimica blu, non sembra essere di alcuna utilità se utilizzato da solo. Per questo ti serve l'altro. Ma l'altro però si fa con altre erbe, magari non è quella rossa. Magari è quella rossa invece di quella verde, voglio dire. Oppure prova a combinare quella che c'ha lui, quel mixer che c'ha lui. L'ho provato mo, non ha fatto niente. Non lo so. L'ho provato adesso, ma non ha fatto niente. Però non abbiamo mai provato con quella rossa di piantina, ad esempio. Prova a prendere una. Scoppiarla, non stava sta piantina rossa, oggi mi sta scoppiando la testa, distrutto. Tu ti ricordi dove sta la piantina rossa, va? No, comunque se tu guardi nella mappa te lo dice. Che sicuramente con la piantina rossa lo dobbiamo fare. Ecco la piantina rossa. A le scale, andiamo dritti, ci sta la piantina rossa. Ci dovrebbe stare la piantina rossa. Eccolo. Lo posso già provare a combinare così, vediamo che fa. O vado al macchinario prima. Combina la rossa con. Oppure vai al macchinario. Secondo me è un macchinario. Ce la faremo? Boh. No.
quello che mi dice, capace pure mi dice già, hai già quella blu. Quindi? Oh ma bevo quella blu e ne crea un'altra, ma... non so più che inventarmi, guarda, aspetta, mi dico a lei. No, lasciala per terra questa cosa. Non me la fa fare. Ma la devo per forza piano, non mi dice e butta. Vabbè. Usa. Non ne hai bisogno al momento. Tagliala a lui. Sì. Questa bolla qua. Questa bolla qua, tagliala a lui. No, piglia sta piantina verde. Aspetta un attimo, non è che lui può combinare lui, no? No. Combina soltanto lei. Ma fai una cosa, vai da lei. Ma piglia sta piantina rossa e mettila dentro al personale. Non lo fa. Vuoi dire che non lo fa? Sennò che stiamo a giocare, stiamo a pettinare bambole, che da un po'. Vedi che fa tu, io ci sto provando a premere, non lo fa. Non lo vuole fare. Deve mettere sul scatolino dentro una borsa personale e diventa grigia. Non lo fa. La grigia già l'abbiamo, però noi abbiamo quella blu, non è grigia, è blu. Deve trasformare blu. Manco se piglia questa piantina e la metti. Noi c'abbiamo blu, Mario. Noi ce l'abbiamo blu. La famo così, andiamo a salvare e poi ci ragioniamo, perché io mi sto scoppiando la testa stasera. Vabbè. Proprio il cervello fuso. Proviamo il salvataggio più vicino possibile e poi lo studiamo. Non sto in condizioni di poter. Dove cazzo sta il salvataggio? Devo ritornare su tramite l'ascensore e poi c'è il salvataggio. Cosa abbiamo fatto, certo non è che siamo andati chissà quanto avanti, però comunque sia almeno abbiamo ammazzato qualche mostro. Ovviamente c'è qualche passaggio che ci sfugge. C'è andato qua, porca troia, perché? Ah, è scale. Sì, è scale. Mi stavo un attimo. Stavo andando in crisi, ho detto un'altra volta qua. Qua non possiamo fare niente finché a battere non troviamo un modo di. Lui!
qualcun altro. Non possiamo, possiamo pancare. No, lascia sta buona. Sì. Siamo andati verso il salvataggio, abbiamo fatto un giro un po' lungo però. Ti conviene entrare di qua. Devo percorrere qui. Mamma mia, quante stanze, quante porte. Ciao. C'è da prima, a destra e a sinistra. Ok. Ok ragazzi, questa sera ci fermiamo qui. Abbiamo fatto un po' di meno delle altre volte, però veramente non riesco a proprio a stare attento perché mi fa male la testa tantissimo, quindi riprenderemo magari in questi giorni cercando di finirlo. Nel frattempo ci studiamo un attimo la situazione perché diventa sempre più complesso, tosta. Più che altro enigmatico, non tanto tosto a livello di difficoltà, ma più che altro bisogna capire dove andare, guardarsi le stanze e così. Quindi vi ringrazio ragazzi per aver visto la live, ci vediamo prossimamente, come al solito saluto, alla prossima, ciao, buonanotte ragazzi.